ringrazio il comitato organizzativo di questo evento a cui ho assistito fin da stamattina con molto interesse. Come abbiamo appena detto, stiamo passando da una tecnica ormai consolidata come quella del trapianto ad un'aggregazione di esperienze che sono finalizzate alla ricerca di un'isola che ancora non c'è. Un'isola che non c'è, che lascia un pochettino, come posso dire, distaccati rispetto a quello che è il fine, che può sembrare lontano. Compito di questa mia relazione sarà invece convincervi che potrebbe non essere così lontano se il fronte congiunto di ricercatori su questo tipo di finalità fosse coeso e arrivasse a quello che stiamo in un qualche modo proponendo. In questo momento in cui noi parliamo ci sono almeno quattro gruppi, quattro fronti di ricerca che stanno cercando di sviluppare quella che è una ectogenesi parziale o totale. Con ectogenesi parziale sarebbe un ossimoro, ma comunque un'ectogenesi, cioè una gravidanza dall'inizio all'espletamento di un parto con un bimbo sano. Al di fuori di un corpo umano. In realtà, a che cosa dovrebbe essere finalizzata questo tipo di impegno, di tentativo? L'incapacità di un utero funzionante, lo abbiamo già sentito, comunque porta, diciamo, comporta una nascita sostanzialmente di 15 milioni di parti prematuri ogni anno. Che si discosta un pochino dalla sola rappresentazione fin qui espressa, con 1-3 milioni di questi neonati prematuri che muore e quelli che sopravvivono, molti di questi hanno una comorbidità molto seria. Il fattore uterino, come abbiamo sentito, come causa esclusiva di infertilità, ha una serie di cause che lo determinano, prima di tutte quelle di cui abbiamo parlato nelle relazioni che mi hanno preceduto. Ancora malformazioni congenite dell'utero che non sono necessariamente legate ad una genesia, ma che costituiscono, che determinano una impossibilità a portare avanti una gravidanza a mezzo di anche aborti spontanei, parti pretermine o altre complicanze ostetriche. Tutta la popolazione di donne molto giovani che sono andate incontro alla disterectomia per condizioni o di cancro curabile o di condizioni non cancerose che le affliggono durante la fase sia adolescenziale che adulta, e donne nelle quali alcune condizioni mediche di disturbi cardiaci o renali possono impedire lo sviluppo di una gravidanza regolare fino al parto. E per finire, anche quelle donne che hanno un'assenza di un endometrio funzionale, come nella sindrome di Asherman, che coinvolge 4 donne su 10.000 in Europa. E voglio aggiungere che, come è stato detto, nonostante la frequenza di queste condizioni di impedimento, il fattore assoluto di infertilità uterina, rappresenta l'unica causa di infertilità, che non è, ad oggi trattabile. La gravidanza per altri, abbiamo ascoltato e ascolteremo come sia, proibita in molti paesi. La procedura del trapianto è, una tecnica consolidata, ma comunque carica di una qualche complessità e onerosità, e quindi si apre in un qualche modo il terreno a sondare altri tipi di possibilità. Qui voglio fare una rievocazione storica di un signore che ho scoperto solo tardivamente, un tale Greensberg, che non ha mai pubblicato questa che vedete, che è un suo brevetto di una macchina sostanzialmente cuore-polmone. Mimare un utero artificiale. Non ha mai pubblicato nulla perché nel 1955 non sapeva poi che farsene di questa macchina. In verità, quando io mi approcciai sul finire degli anni 70, inizio degli anni 80, a cercare di fare una macchina di perfusione extracorporea per mantenere in condizioni biologiche utili un utero, non avevo visto questa immagine. Ma avevo poi prodotto un qualche cosa di molto simile. La perfusione extracorporea è iniziata nel 82 a Bologna, piccoli tratti di una storia passata.
Il primo impianto di un embrione in un utero al di fuori di una madre è stato descritto nell'88, sempre da parte del nostro gruppo. E questo studio rappresentava la prima esperienza di uno sviluppo di un embrione trasferito in un utero perfuso per 52 ore, non da sangue, ma da una soluzione Krebs-Ringer bicarbonato glucosio ossigenata. Dopo quegli studi, un gruppo giapponese è riuscito a mantenere un feto di agnello in buone condizioni in un incubatore che riproduceva le condizioni intrauterina, inclusa la placenta. Liquido amniotico e supporto ammatico necessario per molte ore, e più recentemente, lo vedremo a seguito, un gruppo di Filadelfia è riuscito a preservare buone condizioni di vita e di sviluppo fetale dei feti prematuri di pecora fino alla maturità per circa sostanzialmente 4 settimane in una perfusione extracorporea con un meccanismo e con un, diciamo, un device che vedremo è talmente semplice quanto geniale. La bioingegneria, voglio aggiungere, sta sviluppando dei risultati ottimi nella genesi di tessuti e organi simili a quelli generati normalmente, con organi come fegato, reni, pancreas e cuore, e i giapponesi che hanno fatto parte del primo studio stanno perpetrando questa via sull'utero. Anche tecniche di utilizzo di biomateriali, che sono dei supporti organici all'impalcatura cellulare, stanno dando risultati molto molto promettenti. La parte diciamo a cui mi riferivo invece, che ha fatto parte della nostra tipo di esperienza, è stata quella di generare una macchina cuore-polmone termoscaldata che ha mantenuto nel tempo prima 6 ore con la prima determinazione, poi 48 ore, poi 52 ore, ed è culminata nel primo impianto documentato all'interno di una cavità uterina di un utero in perfusione. Questa era l'editorial comments della Fertility Sterility dell'epoca, nella quale venivano in un qualche modo sollecitate alcune perplessità di carattere bioetico, pur calandosi in una attribuzione di uno studio affascinante e carico di forti potenzialità. Forti potenzialità che sono state in parte mantenute, in parte non ancora, non già per la mancanza di una tecnologia utile a realizzare l'obiettivo, quanto per una mancanza di investimenti prodromici ad ottenerla. Oggi gli investitori, siano essi privati che pubblici, vogliono un risultato a breve o medio, nel caso dei privati con un ritorno economico a breve o medio, e nel caso dei pubblici con una lista di priorità in cui questa è certamente in fondo. Qui vedete all'interno, nella parte centrale della figura, un endometrio artificiale che nel 1990 il gruppo di Cornell aveva pubblicato con un ricercatore cinese, averlo fatto per la prima volta, ma vorrei in qualche modo qui farvi vedere come queste immagini risalgono agli anni 80-90, cioè questo tipo di endometrio artificiale lo avevamo già fatto. Si tratta di una matrice che mima una matrice organica di Matrigel, sulla quale veniva deposta una coltura di cellule epiteliali che si orientano, si agganciano e fanno un epitelio, diciamo, luminale, costruito in vitro. C'era il problema nel porsi come obiettivo il discorso di andare avanti con l'utero artificiale, quello della nutrizione sostanzialmente del feto una volta che fosse accolto in questo cabinet termostatato. Devo dire che questi tipi di considerazioni e di proposizioni di problemi a cui ne conseguiva poi la risoluzione avvenivano contestualmente alla perpetrazione di due fronti, quello dello sviluppo dell'utero artificiale e quello del concorso, insieme a un gruppo francese all'epoca di Friedman, oggi c'è AOIB, che anch'essi lavoravano su questo tipo di obiettivo. Io stesso andai con AOIB a cercare di scheletrizzare i vasi per il trapianto che loro facevano. All'epoca un trapianto in 10 donne all'anno, scusate, 10 maschi all'anno che
10 donne l'anno che desiderano fare un cambio di sesso da femmina a maschio. In questa figura vi ho mostrato i tentativi e gli sforzi che parallelamente venivano fatti per determinare la perfusione extracorporea delle placente, un organo che diventava difficile integrare nel progetto di utero artificiale laddove questo non ottemperasse tutta la gravidanza dall'inizio alla fine. In questo caso la genesi della placenta è insieme allo sviluppo di un embrione che si impianta, ma nel caso di una perfusione parziale come quella fatta dal gruppo di Filadelfia, in cui la produzione degli ormoni placentari appare un nutrimento utile e determinante per lo sviluppo di una gravidanza. Questo è uno studio attraverso un cabinet determinato apposta con aghi perforanti l'interfaccia della placenta materna e la perfusione della parte controlaterale. Qui l'esperienza giapponese della sopravvivenza di 10 giorni con la cateterizzazione dei vasi ombelicali e la persistenza di una buona condizione di vita biologica delle pecore. Qui in basso vedete lo spaccato in istologico di quello che è un cordone ombelicale e i lumi dei vasi che possono essere incannulati per determinare questo tipo di condizione. Lo stesso tipo di valutazione era già fatta, seppure a livello di costruzione di disegno, mediante un sostegno di una perfusione che poteva essere nel caso di allora in utero attraverso uno shunt con bypass del sangue materno per fondere l'organo. Questa è l'esperienza infatti invece fatta dal gruppo di Filadelfia. Vedete come i due cabine sono banalmente due sacche fornite di ingresso ed uscita che vanno a servire il funicolo e mantengono in un liquido a sua volta rigenerato a periodicità stabile nel quale i feti si muovono. La vascolarizzazione di un utero è complessa, ma già con il trapianto si è vista come cercare di supplire mediante la connessione attraverso vasi che vengono a monte. È già stato detto come i vasi a valle che vanno a servire l'utero sono molte volte di difficile reperimento. Anche mantenere la tela uterina con uno strap piuttosto lungo non è sempre facile e agevole incannularla. Qui abbiamo l'esperienza del gruppo di Filadelfia. I feti sono vissuti perfettamente per 4 settimane, comportando un passaggio da uno stadio di immaturità a uno stadio di maturità, un successo rilevante, sicuramente rilevante. Questo che invece vedete è la costruzione dell'ultimo progetto che abbiamo fatto con un gruppo in via ingegneria, che consisterebbe in un cabinet nell'ambito del quale fare allocare con almeno 8-10 piatti in cui si vanno a deporre blastocisti per farne un impianto appunto nel cabinet stesso, dove è a controllo di gas e umidità e anche a fluido controllato. Viene posto un endometrio che può essere un endometrio artificiale, così come sopra descritto, appoggiato su un piatto di ceramica con microforazioni, sotto la quale ci passa un dedalo di cannule con membrane semipermeabili che fanno passare sangue ossigenato della stessa madre o di donatrici. Questo dovrebbe essere un sistema che potrebbe in un qualche modo portare all'impianto prima e allo sviluppo di un trofoblasta che interagisce e viene nutrito attraverso questi microfori dalla scambio che viene fatto dal sangue in perfusione. Allo stato attuale, questa isola che non c'è potrebbe in un qualche modo liberarsi terra di approdo solo se noi colmiamo 18 delle 40 settimane. Se andiamo a unire come un collage tutte le esperienze sull'umano e sugli animali e ipoteticamente le dovessimo fare
raccogliere in un'unica sperimentazione, possiamo dire che oggi abbiamo un embrione di topo che abbiamo visto impiantarsi e svilupparsi fino a 14 giorni. Come voi sapete, esiste una moratoria internazionale di non tenere in vitro gli embrioni più di 2 settimane, tipo di blocco dei comitati etici ovunque nel mondo, che sta per essere scardinato perché viene chiesto di essere sopravanzato sia dalle comunità inglesi che americane, ed è già stato sopravanzato dalla comunità cinese. Abbiamo una sopravvivenza fetale, abbiamo visto sugli agnelli di 4 settimane, laddove inclusi nel cabinet che ho mostrato, e abbiamo un risultato ancora preesistente, ma che è stato di continuo migliorato, di un mantenimento in vita del 50% dei bimbi che nascono prematuramente alla 24esima settimana, con tecniche che sono migliorate, ma che oggi hanno raggiunto il loro plateau. Con le tecniche di rianimazione aria-aria, oltre a questo non si va. Ecco perché il gruppo di Filadelfia ha cercato vie per perfusioni liquido-liquido, con le quali cercare di arrivare allo stesso risultato. Abbiamo quindi visto come la possibilità di unire varie metodologie ci potrebbe in un qualche modo far arrivare a un risultato parziale di una parte di gravidanza all'interno di sacche come quella vista nel gruppo di Filadelfia, capaci di far giungere a maturità dei feti immaturi. Abbiamo visto come l'ettogenesi è ancora un'idea che non è realizzata interamente, ma è volta a migliorare la morbilità, la mortalità non solo del parto prematuro, ma che consentire anche la maternità nei casi di fertilità da fattore uterino assoluto. Si basa su diversi traguardi scientifici già raggiunti, sia con la fecondazione in vitro, con l'impianto di embrioni umani in utero perfusi, nati sani, ottenuti dopo un trapianto di uterino nell'uomo, dalla sopravvivenza di feti estremamente prematuri. Quindi diciamo che si basa su una coacervato di tante e diverse tecniche. L'ettogenesi per il successo di uno sviluppo dell'embrione dal concepimento alla nascita fuori dal corpo umano dovrebbe essere basata sulla creazione di un utero artificiale di nuova generazione per lo sviluppo fetale, parziale o completo, di cui abbiamo già disegni di 4 versioni prototipi. Questo sviluppo naturalmente richiede uno sforzo multidisciplinare di più di un fronte di avanzamento di scienziati e medici, insieme a un'adeguata sperimentazione animale. Una tale nuova tecnologia porterebbe vantaggi importanti, accompagnati ovviamente da drastici cambiamenti di considerazioni legali, sociali ed etiche nella riproduzione umana. Vorrei, per concludere, farvi in un qualche modo farvi vedere, non so se vedete questo link, se vi viene nello schermo. Questo è un gruppo di californiano e canadese di giovani ragazze di 17 anni che hanno organizzato questo fondo nel quale cercare di tenere, di raccogliere denari per poter sostenere una ricerca che porti alla possibilità di scegliere di avere gravidanze al di fuori di un corpo umano, colmando quello che è un bisogno. Diciamo per patologie esistenti e loro avanzano, sono tutte ragazze che lavorano in istituti di bioingegneria di 17-18 anni, ma che loro vogliono in un qualche modo introdurre come concetto, come con nuovo concetto sociale allargato per una scelta individuale. E con questo chiudo la mia relazione. Grazie.